¡Ey! ¡Cuidado, niños! Thank you.
John, mi senti? Blocca la gamba. Aspetta, cerco aiuto. No, sono alle costole della Trinità. Non voglio attirare l'attenzione. Sto arrivando. Non ci vorrà molto. Jonah, ce l'ho fatta. Io sto entrando. Ci sono quasi. Scusa se non ho atteso. Attento. Scusa se non ho atteso. Attento.
Lara! Cavolo, questo posto è enorme. Direi che la ricerca è stata utile. Sappiamo cosa vuole la Trinità. Già, volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Ti ho vista mentre il passaggio ti crollava addosso. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. E questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa? Pesci rosa. Una montagna incoronata d'argento. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato? Lara! Dobbiamo uscire di qui! Lara! No! Ancora un secondo! Andiamo! Forza! Forza! Presto! Avanti! Se non mi avessi portata via, sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì, non a fare foto, però. Smettila. Ehi, puoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame. Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una balena. Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez? Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta. È un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Jonah, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa, si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente, e questa stella è il cuore. Tramonta a sud-ovest. Quindi a sud-ovest del rio delle Amazzoni? Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine. Se guardi con attenzione, è danneggiata. Questo numero, a prima vista, potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione... Cioè? La precessione. La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Ok. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Quelli della Trinità sono armati. Ho saputo che hanno portato rinforzi.
Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula. Sapranno che siamo stati all'altro sito. Una seratina tranquilla. Ma dove è andato Dominguez? Non può essere lontana. Deve essere in cortile. Già. Diamo un'occhiata. Qualcuno saprà dirci qualcosa. Ehi, Sammy, come va? Grazie, Jonah. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Oh, mamá. Anch'io da bambina ero discola come lui. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. ¡Mire! ¡Para mi papá! Forse potrei accenderne uno per mia madre. Non sono abituata a tutta questa gente. Meglio gli immortali o gli implacabili? No, va bene così. John, è al cancello. Lo vedo, ma no, tutti un bel nome. Bene, non devono sì. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa. Mi hanno detto che c'era un bel festino delle pollastre truccate da teschio. Voi non ne sapete nulla. Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. La mia abuela era di qui, anche se non sembra. Io volevo fare un'offerta. Cosa fate con le lenzuola? Ok, fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao! Jonah, ci sono. Bene. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Staranno relazionate con lo spiore smirro? Permesso. Ora Dios la tiene in sua gloria. Contatto con l'Alto Consiglio, comandante. Sì, signore. Anche dopo il fiasco in Brasile, nessuno dubita della sua leadership nell'organizzazione. Ormai andiamo fino in fondo. Sì, signore. Scusate. Sono pronti a tutto. Jonah, Dominguez non è solo il leader di questa cellula. Credo sia il capo della Trinità. Facciamo attenzione. Sì, sì, ho capito. Disculpe, signorita. Ah, colpa mia. Che hermoso. È scattata una trappola nel primo sito. Crediamo sia stata Croft. Aspetta. Che c'è? Voglio conferme, comandante. Basta tirare a indovinare. Ho il modo di avere conferma visiva. Sono invisibile, signor. Jonah, forse mi hanno visto. Provo a passare dal vicolo. Io troverò un'altra strada. Son muchos de sus hombres. La prudenza non è mai troppa. Sei molto gentile. Ti ringrazio. Lo seguiamo.
Parla il comandante Rourke. Dominguez vuole la conferma che Croft è qui. La foto ce l'hai, donna, caucasica, sui 20 anni. È chiaro? Beh. Bene, la troveranno. Bene, non voglio che entri nessuno. Tranquillo, va a giocare. Mai viste letture come quelle trovate in questo sito? È la chiave per la fase successiva. È il momento, saremo pronti. Oye, fuera de mi oficina! Come? Cierra la puerta al salir. Certo. John, sono entrati nella zona di scalo. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro. Deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide Maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Datela alle rovine. Da lì non si dovrebbe sentire nulla. No, ti prego. Non complicare inutilmente le cose. È solo colpa tua. Andiamo! Che aspetti? Un momento! Sono un ufficiale governativo! Devo esserci anch'io! Mi spiace, caro il mio capo archeologo. Ma il tuo contratto è terminato. No, vi prego! Posso pagarvi! Ho i soldi! Stai tranquillo. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Jonah, la Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Qui, comandante Rourke. A tutte le unità. Prepararsi all'operazione Blackout. Meglio guardare in quelle rovine.
Conosco questa figura. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Non mi resta che scendere. Ok, così dovrebbe andare. La statua guarda verso la grotta. Eccola. Jonah, entro in una grotta. Potrei perdere il segnale. Sembra che questa grotta di solito sia sommersa. L'incisione su questo monolite Mai è troppo rovinata per leggerla. Dovevo aspettarmi. Che posto è questo?
Devo trovare il tempio che sta cercando Dominguez. Jonah, ce l'ho fatta. Sono in un tempio sotterraneo. Bene. Oh, promette male. Lara, la Trinità avanza con gli esplosivi. Me ne sono accorta. Qui trema tutto. C'è una piramide. Vedo di raggiungere la cima. Bene, ci sono delle piattaforme che possono aiutarmi ad arrivare in cima. Serve del peso per abbassarle. Non ti sento più. C'è attività qui. Procedo ad avvicinarmi. Devo trovare un modo per arrivare dall'altra parte.
Il carrello si ribalterebbe se lo tirassi su. Jonah, c'è un affresco qui. Rappresenta uno scrigno. L'iscrizione dice «Scrigno d'argento di Ishel». Ecco cosa c'è nella città segreta. Questo è un mito maya. Dice che lo scrigno evocherà il dio Kukulkan. Il dio della creazione. E la Trinità lo vuole. Aspetta un momento. Mi sembra di vedere una serie di cataclismi. Uno tsunami... Una tempesta, un terremoto, un'eruzione vulcanica. E pensare che è il dio della creazione. Beh, per i Maya Kukulkan è il dio della creazione e della distruzione. Questa sembrerebbe la costellazione dell'Idra, ma le stelle sono fuori allineamento. Ho trovato un pugnale. E c'è un'iscrizione. La chiave del cuore di Ishel apre la via alla purificazione. Non possiamo lasciare che lo prenda la Trinità. Ci serve un piano. Merda. Lara, ci sono le guardie della Trinità. Quello che servono i rinforzi.
ho sentito, va bene. Dominguez arriva stasera, ho capito. Le sto solo dicendo che con questa pioggia si allagherà. Che cazzo credi che stia facendo? Sto controllando la pompa dell'acqua proprio ora. Va bene. Assicuriamoci che sia tutto a posto qui. Quanto ti manca con la pompa? Aiutami a preparare queste luci. Operazione Blackout Pazzia. Eliminare dal sito ogni traccia degli operai locali. Oh, cazzo! L'avevamo previsto. Proteggete il perimetro. Cosa ci sarà là dentro? Non so, ma sembra che i valori siano fuori scala. Pensiamo solo a controllare il perimetro per l'arrivo del comandante Rourke. Pronti, arrivano gli ispettori. Cazzo! Ah, tranquillo, ci penso io. Ci stiamo mettendo troppo. Se Dominguez dovrà aspettarci al suo arrivo, non sarà una bella situazione. Bersaglio in vista! Sbarazzassimo. Sì, sono secoli che cercano di ficcare il naso. Beh, ci sono riusciti. Spero che ne sia valsa la pena. Eh sì, quegli stronzi dovevano farsi gli affari propri. Campo base, qui capo gamma. Dove sono i rinforzi? Campo base ad avamposto, rispondi. Avamposto. Copertura sbrigati. Sbrigati. Muoviti. Caniche di combustibile extra sono per l'assedio? Sì, arrivate 5 minuti fa. Sembra furbo piazzarle così vicine al muro. Ti ho detto che le hanno appena consegnate. Stanotte le sposteremo più all'interno. Ah, beh, l'ultima cosa che voglio è che qualcuno lanci una granata da fuori e le centri in pieno. Dove sono i rinforzi? Non possiamo resistere da soli. Secondo te come mai? Troppa pressione, forse. Sì, può darsi. E ora? Mi sa che possiamo solo aspettare. Già. Merda. Non possiamo permetterci ritardi. Dobbiamo mettere il muro in sicurezza. Carico. La tempesta si avvicina per... Presenza nemica! Altri rumori di freddo. Soltanto visibile. Prove. Ingaggiare! Dominguez la vuole viva! Sta ammazzando i nostri! Merda! Ricevuto! Bersaglio in vista! Squadra Epsilon, venite qui! Sempre in piano.
Eccola là! Fermi! Ora basta. Lara Croft. Non è così che speravo di conoscerti. Ho seguito con interesse il tuo lavoro. La Trinità c'è sempre. La chiave di Shashel. Ho sacrificato tutta la mia vita per questa. Dove si trova lo scrigno di Ishel? Dallo a me. Si trova in un posto sicuro. Quindi non ce l'hai. Non avrei mai pensato che l'avresti presa tu. Con questa e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo, senza difetti né dolore. Senza niente di tutto questo. Ma senza quello scrigno ci sarà l'apocalisse, ci sarà la morte del sole. Stai mentendo. Lara, l'hai sentito quando hai preso la chiave? Sono state comuni scosse. Uno tsunami è in arrivo. E questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua! Tu avresti fatto lo stesso! Dio, già. Prendendo quella chiave, hai iniziato un'apocalisse, maledizione. Ti rendi conto di quale tragedia hai provocato? Inizia la purificazione. Ed è il mio turno adesso. La fermerò prima che ci annienti tutti. Thank you.
Devo capire come salire. Che vuoi dire? Dominguez, ce l'ha lui il pugnale. L'ho perso, capisci? Dopo tutto quello che ha passato mio padre, ho dato alla Trinità esattamente ciò che voleva. Userà lo scrigno e il pugnale per ricreare il mondo. Ricrearlo in che senso? Non lo so, vuole ripulirlo dal peccato e dalla debolezza. Immagina che cosa può. Dobbiamo fermarlo. È tutta colpa mia. Noi troveremo il modo, ok? Te lo prometto. No! Dobbiamo raggiungere la città segreta prima della Trinità e trovare lo scrigno. D'accordo, ma prima dobbiamo mettere al sicuro queste persone e poi penseremo allo scrigno. No, nessuno sarà al sicuro. Non si arriva allo scrigno per primo. Devo andare subito. Sono l'unica che Sei l'unica a poter fare cosa? Non puoi sapere se è davvero colpa tua, Lara. Tutto questo non ruota intorno a te. Questa gente ha bisogno di noi. Possiamo fare qualcosa ora. E poi cosa abbiamo in mano? Un enigma? Beh, non ci basteranno pesci rosa e corone d'argento per trovare la città segreta. Aiuterò queste persone. E poi troveremo l'aereo.